Lo sposo di tre, marito nessuno, che doveva inaugurare il maggio musicale 2020. Lo facciamo ora in questa magnifica nuova sala, questo auditorium del Maggio Musicale Fiorentino. Un'opera particolare, l'unica opera buffa di Luigi Cherubini, da fare in un ambiente totalmente nuovo, con una gestione, come vedete, importante, con un apparato che è ancora in movimento, quindi una grande e vera sfida. Tra le difficoltà che questa opera pone c'è ovviamente un approccio di un'orchestra che non è un'orchestra sinfonica ma è un'orchestra da camera, e devo dire che la disponibilità degli artisti è straordinaria a lavorare sui dettagli, sulle articolazioni, sulla sincronizzazione con gli attori cantanti, con una varietà di colori illimitata. Abbiamo solo due oboi, due flauti, archi e due corni, abbiamo aggiunto il fagotto per dare il colore del basso, avremo il fortepiano che suona sempre anche nelle arie, una realizzazione del basso continuo e dei recitativi secchi con violoncello e fortepiano. Orchestra di grandi capacità e anche in questo caso di grande flessibilità. Non sempre capita di avere una relazione tra la direzione musicale e la direzione di scena così bella e così affiatata come quella realizzata con Cesare Lievi. Lui viene da una scuola abituata a calibrare bene tutti i gesti, persino quelli delle mani. I cantanti sono abituati a cantare mettendo le mani in una posizione comoda per il canto, e questo per la scena spesso non funziona. Qui abbiamo avuto veramente una comunità di intenti praticamente perfetta. Lui capisce benissimo le mie intenzioni musicali, io capisco le sue intenzioni sceniche, e si realizza qui al Maggio Musicale Fiorentino quello che dovrebbe sempre essere, cioè un'unità di intenti tra regia e musica, tra apparato scenico e apparato musicale. È una particolare emozione essere qui al Maggio, per me è la prima volta, non solo come direttore ma anche come ascoltatore. Una vita dedicata all'arte musicale e al teatro d'opera, finalmente in questo grande importante teatro, in più a inaugurare in questa posizione con la buca d'orchestra una nuova sala, la sala Zubin Mehta, che è uno dei miei miti musicali, quindi doppia, tripla, quadrupla emozione, un'opera nuova, un'opera di Cherubini, fiorentino, mai eseguito a Firenze, quindi non posso che ringraziare dell'onore che mi viene fatto di essere qui. E con questo raccomando, anche perché vedo come sta procedendo l'opera, di non mancare, di affluire numerosi nel limite del possibile, con tutto il rispetto necessario in questo momento un po' pericoloso, ma l'arte cura, e quindi tutti al Maggio Musicale Fiorentino nel nuovo auditorium per sentire Lo sposo di tre, marito di nessuno di Luigi Cherubini.